Caso ormai ci si inizia un po' a perdere il conto. Buon pomeriggio, buona domenica, come state? Cosa state facendo di bello? Oh, intanto aspetto che vi collegate e io controllo che tutto sia a posto e poi iniziamo a parlare, ovvero vi spiego di cosa vorrei parlarvi oggi. Allora, intanto vediamo se c'è il collegamento. Vediamo. Ok, pare ci sia. Buon pomeriggio, vedo già alcuni collegati. Buon pomeriggio. Come state? Ok, qua ci siamo. Ciao Maria Teresa, buon pomeriggio, ben collegate. Come procede la vostra domenica? Allora, qua dovremmo esserci, anche se vedo, datemi qualche segno che tutto si veda e senta, perché io vedo l'immagine bloccata, quindi non sono proprio sicura che tutto si veda. Quindi attendo un vostro feedback che tutto si veda e si senta, quindi fatemi sapere. Like se si sente oppure scrivete sì, si vede, si sente, così sto tranquilla. Rosalia, ciao, ecco, vedo alcuni commenti. Buon pomeriggio. Patrizia, Maria Teresa, bene, funziona, ci siamo. Allora, visto che in questi giorni come sapete, il mio corso online è in promozione, del quale il 15% sarà destinato alla Croce Rossa Italiana per chi lo acquisterà, e in tanti mi state chiedendo appunto informazioni riguardo al corso, quindi in quanto tempo si ottengono i risultati, quali sono i benefici, quanto tempo bisogna praticare gli esercizi e così via. Allora, oggi parleremo proprio di questo, parleremo dei risultati, quanto bisogna allenarsi e poi ho preparato alcune foto del prima e del dopo, così vediamo insieme cosa si può ottenere con lo yoga facciale, ovvero quali miglioramenti e in che aree del viso si possono migliorare. Mi interessa? Ciao Antonella, Anna, ciao Monica. Ottima Monica, mi fa piacere, brava. Brava Monica. Jenny, ciao. Quindi, inizio subito col parlare di quanto bisogna allenarsi, quante volte al giorno. Allora, il mio programma e quello che io solitamente suggerisco per esperienza personale è questo. Io suggerisco a tutti i miei allievi di allenarsi le prime 4-5 settimane, anche 2 mesi, ogni giorno possibilmente. Ovviamente può capitare l'eccezione che salti qualche volta, ma principalmente io suggerisco di allenarsi le prime 4-5 settimane barra 2 mesi ogni giorno per allenare bene il muscolo, per iniziare ad attivare i muscoli, che iniziando a praticare gli esercizi si scopre che determinati muscoli non sono mai stati usati, ovvero sono poco sviluppati, si fa fatica a usarli e quindi è importante all'inizio darci dentro con gli allenamenti e con gli esercizi. E dopodiché, passati 2 mesi, io dico, e anch'io diciamo lo metto in pratica questo, dopo i 2 mesi ci si può allenare anche 3-4 volte a settimana. Quindi questo è il mio, per rispondere alle vostre domande, quando mi chiedete quanto tempo bisogna allenarsi, beh, questa è la mia risposta. Quindi dalle 5 settimane fino a 2 mesi, possibilmente ogni giorno, quanto tempo ogni giorno? 10-15 minuti. Se segui il corso online, il mio programma online Viso in Forma, non devi neanche preoccuparti del tempo perché sono io che conto i secondi insieme, cioè io conto i secondi e faccio gli esercizi insieme a te. Tu devi solo seguirmi. È un po' come l'allenamento che avevo pubblicato qualche giorno fa, quindi sono io che parlo sottovoce e conto i secondi, cambio esercizio, però li faccio gli esercizi insieme a te. Quindi questa è una bellissima cosa, perché uno non devi preoccuparti di quali esercizi fare, di quante ripetizioni fare, di tenere il tempo, perché faccio tutto io. E in più hai la mia compagnia perché appunto mi alleno insieme a te. Quindi questo è quanto
Per quanto riguarda la domanda, quanto tempo bisogna allenarsi, ok? Quindi ripeto, dalle 4-5 settimane fino ai 2 mesi, io suggerisco ogni giorno, dopodiché ci si può allenare anche per 3-4 volte alla settimana. Tempo necessario quotidiano è dai 10 ai 15 minuti, principalmente i miei allenamenti durano 15 minuti. Poi la seconda domanda che mi viene spesso chiesta, anche se la ripeto all'infinito, è dopo quanto tempo si vedono i primi risultati? Anche qui varia molto, cioè non c'è, ovviamente c'è, diciamo, la media, ma poi varia di caso in caso perché tutti siamo diversi, di età diverse, partiamo da una base diversa, da un punto di partenza diverso e quindi diciamo è un po' soggettiva la cosa. In media io ho constatato che almeno 4 settimane ci vogliono per iniziare a vedere dei miglioramenti. È vero anche che qualcuno mi dice che già dopo 2 o 3 settimane ha cambiato il viso, per qualcun altro ci vogliono più mesi, quindi non c'è esattamente una regola perché ogni viso può rispondere agli esercizi in modo diverso. Ma diciamo in media ho constatato che dopo 4 settimane già si notano dei miglioramenti, se non altro si vede il viso più roseo, più tonico, quindi un aspetto più luminoso. Poi per avere guance più voluminose, per ridefinire l'ovale del viso, risollevare le palpebre, è chiaro che lo yoga facciale non fa miracoli. Se frequenti la palestra, sai e vedi i fisici scolpiti nelle palestre, o perlomeno comunque dei fisici tonici, e se chiedi a loro da quanto tempo si allenano, sicuramente non ti diranno da 2 settimane o 3 settimane, ma tanti anche, per tanti ci vogliono anche 6 mesi, un anno per definire il fisico. Quindi purtroppo le persone vorrebbero tutto subito, senza fatica possibilmente, però non vi illudo. Lo yoga facciale è una ginnastica, quindi ci vuole costanza, impegno, però i risultati ci sono. E adesso ti mostro alcuni risultati che ho selezionato e che voglio condividere con te. Allora, mi interessa vedere i risultati? Beh, alcuni comunque magari li avete già visti sulla mia pagina o su Instagram o su YouTube, perché ogni tanto appunto li pubblico. Allora, da cosa iniziamo? Da che parte del viso iniziamo? Beh, iniziamo ad esempio qua, questa signora. Allora, vediamo. Questa. Per chi dice che a 60-70 anni ancora non si possono ottenere dei risultati, adesso vi vediamo questa foto che vi mostro.
la signora ovviamente è molto soddisfatta di questo risultato. Quindi se hai dai 60 anni in su, 70 anni in su e pensi di non poter riuscire a ottenere dei risultati, ti sbagli, perché come mi piace ripetere sempre, non è mai né troppo presto né troppo tardi per iniziare ad allenare e a prenderti cura del tuo viso. Poi vediamo cos'altro posso mostrarti. Ho portato un po' di esempi. Allora, qua ad esempio mi tolgo. Viso, vediamo ancora cosa posso. Vi piacciono? Cosa ne pensate di questi risultati? Fatemi sapere un pochino prima che ve ne mostro ancora qualche altro. Vediamo cosa avete scritto. Vi piacciono questi risultati? Allora, vediamo cosa ho ancora, voglio mostrarvi. Allora, tolgo questa ragazza. Poi un bel risultato è anche di questa signora. Quindi perdonatemi se non sono tutte perfette. Io do nel videocorso le indicazioni sul come devono essere fatte le foto e poi logicamente le persone non sempre magari si attengono alle istruzioni, però comunque ringrazio le persone che mi inviano le foto perché mi fa davvero piacere riceverle. E anche faccio i complimenti alle persone che fanno soprattutto la foto iniziale, perché tanti se lo dimenticano di fare. Quindi veramente, veramente grazie a queste persone che appunto mi hanno mandato le foto sia il prima che il dopo, e quindi per farvi anche potervi mostrare che cosa si può ottenere con lo yoga facciale. Poi, quindi, questa signora. Poi vediamo ancora cosa posso mostrarvi. Ecco qua, anche qui.
Come vi sembrano queste immagini? Fatemi sapere. Fatemi sapere cosa ne pensate, quale esempio vi è piaciuto di più, ovvero vi ha colpito di più. Ah, tra l'altro, un attimo, vediamo se... volevo mostrarvi anche un'altra foto di una ragazza giovane, vediamo se la riesco a caricare adesso nell'immediato. Intanto vi faccio vedere ancora, vediamo se ho ancora qualche foto. Beh, qua è una signora abbastanza, me l'ha inviata recentemente. Direi che anche qua. Ops, dove è andata? Dove è andata la foto? Vediamo. Eccola qua. Anche vi ho mostrato la foto di una signora con un po' più in età e lì magari una fascia di voi potrebbe dire ma ormai non ho più l'età per poter migliorare. Adesso vi mostrerò invece un'altra ragazza invece che è molto giovane e quindi anche lì non vale il detto che uno è troppo giovane e quindi non serve lo yoga facciale. Quindi in entrambi i casi, sia che tu sia giovane oppure di una certa età matura, si possono ottenere dei miglioramenti visibili. Vediamo se sono riuscita a scaricare anche questa foto, così ve la in diretta ve la mando, ve la faccio vedere. Allora, no, non l'ho scaricata bene, datemi ancora un attimino. Intanto scrivetemi qualche commento se avete qualche domanda. Da fare, scrivetemela pure così vi rispondo. Intanto vi mando ancora questa bella foto di una ragazza molto bella. Tra l'altro, allora, un attimino, così, così, così. Ok. Adesso me la invio e poi la carico qua. Ok, un attimino, adesso la carico. Vediamo cosa avete scritto. Ma quali esercizi sono da fare per ottenere un viso più tonico e giovane? Bisogna farlo tutti i giorni. Allora, Lina, questo è quello che vi dicevo qualche diretta fa. Non è il fatto quali esercizi. Bisogna fare esercizi che vanno a toccare ogni singola parte del viso. Quindi nel programma ci sono 20 esercizi che io ho appreso nell'arco di 10 anni. Da diversi corsi, da insegnanti della mia primaria insegnante di yoga facciale, ma anche da altre insegnanti internazionali, e ho selezionato quelli che erano per me gli esercizi più efficaci e più validi per ottenere i risultati. E quindi non è quali esercizi, bisogna fare tutti gli esercizi, non ce n'è uno solo da fare o solo due. Bisogna fare esercizi che sono esercizi generici, che vanno a lavorare su tutti i muscoli. Poi ci sono altri esercizi invece che sono specifici un po' di più per gli occhi, un po' di più per il collo, un po' di più per la bocca, per le guance. Quindi ci sono tanti esercizi per ogni singola zona del viso. Io nel programma online, nelle prime 4 settimane, te le insegno tutti gli esercizi passo dopo passo, perché non possiamo subito iniziare ad allenarci se tu non conosci gli esercizi. Quindi nelle prime 4 settimane
Impari ogni settimana un gruppo di esercizi e fai l'allenamento con quegli esercizi che ti ho insegnato in quella settimana. Dopodiché trovi all'interno più di 50 allenamenti quotidiani già strutturati da me. Quindi ogni giorno hai un allenamento diverso, così non devi preoccuparti di quali esercizi fare e in più hai di continuo nuovi allenamenti e così non è ne nemmeno noioso per te e per il tuo cervello ed è molto più piacevole farli. Ah, ok, si blocca. Mi dispiace che si blocchi. Quindi quando c'è l'immagine non mi sentite? Allora, ripeto, quindi quando c'è l'immagine non mi sentite? Devo rispiegare tutto da capo? No. Fatemi sapere se avete sentito le mie spiegazioni quando vi ho appunto fatto vedere le varie foto. Perché mi dispiacerebbe che non abbiate sentito la spiegazione di ogni singola foto. Allora, intanto che aspetto che mi rispondiate, vi faccio vedere ancora questa foto della ragazza, che questa invece non ho coperto niente, perché appunto mi ha mandato lei la foto. Cosa vuol dire no, Letizia? Che non sentite quando... Ah, ok, allora faccio così. Allora, questa ragazza mi ha mandato la foto, è a meno di 30 anni. Non so se si vede bene, aspettate, allora un attimino vado via. Ecco, quindi non so se avete visto un pochino. E qua praticamente questa ragazza appunto ha sotto i 30 anni e lei praticamente ha notato che da quando è diventata mamma, a parte che col fatto che dormiva poco, aveva tutto il viso spento, stanco, le occhiaie e in più gli angolini della bocca non si sono girati giù, ovvero lei pensava di avere un'espressione serena, invece poi nelle foto si vedeva che il suo viso non rifletteva il suo stato d'animo. E allora mi ha trovato e ha iniziato a praticare lo yoga facciale e proprio dopo 2 mesi, dopo un mese e mezzo, mi ha inviato queste foto. Le ha pubblicate anche lei, quindi non le oscurate. E lei stessa dice, ma anche dalla foto si vede che il colorito intanto è migliorato, non ha più tante occhiaie e comunque ha un aspetto più pieno, più luminoso, come mi piace dire. Quindi anche se sei giovane, quindi puoi sempre migliorare il tuo viso, soprattutto chi ha problemi di occhiaie, ad esempio, lo yoga facciale è molto molto utile. Sì, più tondo, più tonico, esatto, ma anche lei mi ha detto che anche la foto mi ha detto non rende tanto perché purtroppo fare le foto non sempre è facile trovare l'angolazione giusta, la luce giusta rispetto alla prima foto. Quindi anche lei mi ha detto, Petra, si vedono dei miglioramenti, ma in realtà i miglioramenti ci sono, si vedono ancora di più dal vivo. Quindi mi fa piacere, insomma, questo. Allora, quindi non avete visto niente di quello che vi stavo mostrando prima? Beh, qua vi stavo dicendo che questa ragazza in pochissimo tempo, questo me l'ha mandate lei i dati, le date, qua ha proprio cambiato forma del viso, come potete vedere, guance più sollevate e anche la zona glabellare è molto migliorata. Poi vi ho mostrato questa foto dove anche questa signora, nella foto di settembre, ha un'espressione più che cede, è anche un'espressione più triste, più sì, triste, non so, non tanto positiva. Invece a novembre l'espressione è molto migliorata, ha riempito bene il viso e anche la sua espressione è molto migliorata, è più positiva, più solare. È vero? Poi, cosa ancora vi ho fatto vedere? Questa ragazza,
Vi stavo dicendo che lei aveva il viso svuotato, si vedeva molto il viso, le guance scavate, svuotate, e mi ha contattato perché voleva riempire, appunto dare volume alle guance, e questo è poi il risultato di circa un mese e mezzo, due. Poi cos'altro vi ho mostrato? Beh, adesso vado veloce perché comunque avete visto già le foto. Quindi qua dicevo che non è mai troppo tardi per iniziare a fare gli esercizi. Questa signora dopo 2 mesi ha migliorato l'ovale del viso e anche il codice a barre. Quindi lo avete visto prima questo esempio. Qua vi stavo dicendo di queste linee come si sono ammorbidite, ammorbidite proprio perché dando volume la pelle anche si distende e quindi le linee non sono così secche, diciamo. Come anche in questa foto qua, ad esempio, che vi mostravo, anche qua queste linee del sorriso, diciamo, la devo ingrandire. Anche qua, in questa foto, le linee si sono ammorbidite proprio perché è aumentato il volume delle guance, quindi risollevandosi anche queste linee si sono ammorbidite, non sono così marcate. Poi cos'altro ancora? Beh, questa foto vi ho mostrato prima, appunto. Questo in 4 settimane abbiamo avuto degli ottimi miglioramenti. Purtroppo la signora non mi ha mandato le foto intere, ma mi ha mandato così, quindi devo accontentarmi delle foto tagliate. Comunque si vedono degli ottimi, ottimi risultati, soprattutto qua nella prima, guardate che linea che ha qua, e poi man mano è migliorato proprio tutta la parte guance e anche ai lati della bocca. Poi anche questa, bravissima, questa signora, bravissima, ha migliorato molto il viso, anche qui le linee nasolabiali e le guance sono le guance sono più piene e le linee nasolabiali non sono così marcate, e anche qua l'espressione è più, diciamo, solare e il viso non cede verso il basso, ma lo abbiamo leggermente sollevato. Quindi complimenti. E qua forse anche che non mi sentivate, qui invece stavamo parlando della palpebra superiore dell'occhio del prima, se vedete sulla vostra sinistra l'occhio più chiuso, mentre nel dopo l'occhio più aperto, proprio perché ci sono esercizi specifici per risollevare le palpebre e quindi adesso sto zitta così vi mostro più da vicino. Mi mostro più da vicino, avete visto? Quindi l'occhio è più aperto. Quindi se per caso è chiaro che se hai proprio grossi problemi con la palpebra cadente, con lo yoga facciale non possiamo risolvere, lì probabilmente ci vorrà un intervento chirurgico. Ma per dei semplici cedimenti, come ad esempio in questo caso, è possibile aiutarsi appunto con lo yoga facciale, possiamo andare a tonificare il muscolo circolare dell'occhio e quindi mantenere la palpebra sollevata. Avevo un'allieva che voleva già andare a farsi l'intervento chirurgico perché appunto non riusciva più a mettersi l'eyeliner. E ha detto, ma provo ancora con lo yoga facciale e se non riesco ad aiutarmi con lo yoga facciale, poi vado casomai a fare l'intervento. Beh, ha iniziato a praticarlo e dopo qualche mese mi ha detto che appunto riesce di nuovo a mettersi l'eyeliner e si vede perché se ti cala la palpebra neanche non si vede l'eyeliner. Quindi continua a praticare lo yoga facciale, ha detto finché non arriverà in un momento perché probabilmente o forse anche no, verrà il momento che non sarà più sufficiente lo yoga facciale, però fino a quando può aiutarsi con lo yoga facciale e l'eyeliner si vede, ha detto lo praticherò, ovvero non si farà l'intervento estetico. Poi, cos'altro vi ho mostrato? Bene, questo era quanto. Niente, vi ho mostrato bene o male tutti gli esempi che avevo caricato per farveli mostrare, appunto. Allora, sì,
in tutti si nota il miglioramento, esatto, perché c'è un miglioramento, perché appunto si tratta di una ginnastica e chi è costante e la pratica, ovviamente ci sono i risultati. Non è che lo yoga faccia leva miracoli, bisogna allenarsi ad avere almeno un minimo di costanza, è chiaro, non è che facendo un allenamento una volta al mese si vedono i risultati, assolutamente no. Però se hai una certa disciplina e fai con regolarità quei 10-15 minuti al giorno o perlomeno segui i miei allenamenti già strutturati, questi sono i risultati che vi ho appena mostrato. E secondo me sono davvero, davvero molto belli. Alcune volte anch'io mi impressiono quando mi mandano le foto e vedo, caspita, ma veramente, dai, ho ottenuto questi risultati con lo yoga facciale? Cioè, nonostante io sappia che si ottengano, che risultati si possono ottenere, ma nonostante ciò, spesso mi impressiono anch'io quando, e mi stupisco quando vedo questi splendidi risultati che sono frutto solo di una ginnastica del viso. Bene. Questo è quanto per oggi, non so se avete qualche altra domanda da farmi, da chiedere. Bravissima Sara, ho visto, ti ho già inviato le credenziali, quindi puoi già iniziare ad allenarti. E tanti auguri se ti sei fatta il regalo per il compleanno. Tanti auguri Sara. Bene, e questo era quanto per oggi, quindi volevo. Ottimo Sara, sì, la foto iniziale è assolutamente importante perché altrimenti non possiamo sapere in modo visibile, tangibile, che progressi stiamo facendo. È chiaro che noi al tatto possiamo sì notarlo, ma se si ha la foto iniziale, tanto più si vedono i risultati. Perché cosa succede? Mi è capitato anche di avere signore che mi dicono: Petra, io sono già 2 settimane, non sono 2 settimane, sono già 2 mesi che pratico gli esercizi e non vedo nessun risultato. E poi gli chiedo: ma hai fatto la foto iniziale? E loro mi dicono sì. E io dico: allora, fatti una foto oggi e poi mandami entrambe le foto. E poi quando io le metto vicino e loro vedono le differenze, dicono: caspita, però non immaginavo. Ecco perché è importante avere la foto iniziale, proprio per poterla paragonare al dopo. Perché magari ogni giorno quando ci guardiamo allo specchio non ci rendiamo conto dei miglioramenti che stiamo ottenendo con la pratica. Quindi per quello è importante avere una foto iniziale, che non deve essere una foto con gli amici che ridiamo, ma deve essere fatta in un certo modo. Sara, è tutto spiegato nel video, tu basta che segui il video e non devi preoccuparti di nulla, devi solo seguire il video. Sia della spiegazione e poi dell'allenamento, perché sono ogni settimana la durata è diversa e quindi devi solo seguire il video. Più facile di così. Antonietta. Allora, ciao, io faccio tutti gli esercizi del codice barre, non va via. Ho fatto ogni ginnastica. Ogni ginnastica. Antonietta, tutto il resto del viso è tonico. Egli per il codice a barre cerca di fare, se hai il mio corso online, vai oltre all'allenamento quotidiano, magari fa qualche ripetizione in più di qualche esercizio specifico per il codice a barre. Assolutamente sì, Sara. Ho mostrato prima una foto di una ragazza giovane, molto più giovane di te, questa ragazza che le aveva le occhiaie, non borse, e ha migliorato moltissimo l'aspetto del viso. Quindi assolutamente sì, perché andiamo a stimolare anche la linfa e la circolazione, quindi anche questo porta a un aspetto migliore anche degli occhi. Assolutamente sì. Ok, non vedo altre domande, quindi per oggi possiamo terminare qui la diretta e ci vediamo domani con un altro contenuto che non vi dico. Quindi
Quindi grazie per aver seguito la diretta e vi auguro una buona serata. Un abbraccio grande e a domani. Ciao!